Buongiorno a tutti, sono Claudia Baldini, l'arte del comunicare, e questa sera è con me il professor Boffi, medico pneumologo responsabile di pneumologia del centro antifumo dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Buonasera, professore. Buonasera, grazie mille dell'invito. No, grazie a lei di essere qui presente, di essere venuto a portarci un po' di No, no. informazioni utili. No, 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 anzi, poi questo è un anno particolare per il fumo e non solo, a causa della pandemia, del lockdown, per cui abbiamo sofferto molto anche noi, oltre ai fumatori, questa difficoltà a rimanere in comunicazione. Quindi abbiamo dovuto cercare quanto possibile di inventarci dei nuovi strumenti di dialogo. Le mail, le chat, ma anche le videochiamate per cercare di continuare a parlare anche di prevenzione, non solo di coronavirus. Ecco, sì, anche perché eravamo bombardati solo di coronavirus. Intanto io voglio ringraziare lo sponsor Umani Igienizzanti e Ste Radio DJ che ci supportano in queste dirette per tutto il mese a diffondere a divulgare un po' le mie informazioni e di tutti i miei ospiti. Allora, io la ringrazio ancora per essere qua e la mia prima domanda è: esiste un modo facile per smettere di fumare? Ecco, intanto io sto cercando, sono un po' imbranato, sto cercando Di di fare fare il videoparty, anche diciamolo. sto cercando di fare, condividerlo con i miei amici, ovviamente non ci riesco, pazienza, ma non esiste un metodo, non esiste un metodo per tutti per smettere di fumare, valido per tutti. Ogni fumatore, deve avere il suo metodo. E deve trovare il suo metodo, che non necessariamente è lo stesso nell'arco della nostra vita. Dipende dal grado di dipendenza che via via magari sviluppiamo dalla nicotina e anche dal grado di motivazione dovuto da una serie di eventi che magari belli o brutti possono essere capitati. Io non faccio fatica a raccontare aneddoti anche divertenti, magari qualcuno di questi, se ci sarà occasione, ve lo descriverò perché mi capitano tutti i giorni. Oggi, ad esempio, ho visto una signora che è guarita da un linfoma e che ha smesso di fumare durante le chemioterapie, e appena ha finito le chemioterapie, alcuni anni fa, comunque ha ricominciato subito a fumare. E l'altro momento della sua vita, l'opposto, in cui aveva smesso di fumare, era stata la gravidanza e l'allattamento anni prima. Quindi quello che abbiamo cercato di capire, quello che ho cercato di spiegare alla signora è che finora lei aveva smesso di fumare sempre per gli altri, per cose che gli accadevano, belle come una gravidanza, brutte come un tumore, ma mai per se stessa, mai per un progetto profondo di scelta di qualità della vita e anche di esempio da dare agli altri. E quindi abbiamo tirato una riga, siamo ripartiti da zero, abbiamo detto questa volta con un aiuto magari farmacologico, psicologico, cerchiamo di fare una cosa diversa da quella che è successa le altre volte, cioè di smettere di fumare cercando anche di voler bene, di amare un po' il tentativo e anche di più se stessi, non farlo solo per paura di nuocere al nascituro o per paura di inattivare o rendere più tossiche le terapie oncologiche, come purtroppo frequentemente accade nei fumatori, cioè i fumatori che continuano a fumare durante le chemioterapie, le radioterapie o prima e dopo gli interventi chirurgici hanno una serie di complicanze molto più frequenti e anche minore efficacia delle loro terapie. Però mi piace quando uno smette di fumare per altri motivi, motivi positivi, appunto, per volersi più bene, per essere soddisfatto, magari per delle promesse fatte, per delle sfide, l'attività fisica, l'aspetto economico anche, perché ecco un altro signore, altro aneddoto.
che ha smesso di fumare, che è venuto oggi, tra l'altro un paziente con problematiche psichiche, quindi neanche facilissimo, però lui ha già smesso di fumare da qualche mese e ha detto che si comprerà una moto, non nuova, però si comprerà una moto con i soldi risparmiati, che altrimenti non potrebbe permettersi. E Ah, così via, bene. via. Potrei raccontarne a centinaia. Ognuno deve Ma trovare il suo metodo. è facile, cioè, chi ha delle problematiche ora mi parlava proprio di malati oncologici, no? Cioè, chi ha delle Beh, problematiche così gravi, come fa a anche trovare l'altro le paziente con problematiche psichiatriche non era Sì. facile, Non è eh? facile Pazienti trovare che... anche delle motivazioni positive Però cui guarda, devo aggrapparsi. dire, la mia esperienza è che questi pazienti, sia quelli oncologici che quelli psichiatrici, quando smettono di fumare, hanno una carica pazzesca e la trasmettono anche agli altri, tra l'altro, anche a noi, ma anche loro. Spesso, ad esempio, i pazienti depressi o bipolari riducono poi, con naturalmente l'indicazione del loro specialista, anche i farmaci psichiatrici, perché acquistano autostima, hanno molta soddisfazione di essere riusciti a liberarsi di questa dipendenza. E poi il fumo interagisce anche con molti farmaci, tipo le benzodiazepine, i tranquillanti, per cui in parte li inattiva. Quindi c'è bisogno magari di meno dosaggio dei farmaci dopo che hanno smesso di fumare. Questo li gasa, perché loro per tutta la vita hanno sempre dovuto tamponare magari uno stress, un problema, non so, di insonnia o di attacchi di panico con dei farmaci. E invece qui stavolta ce l'hanno fatta loro, magari facendosi aiutare da un farmaco per 2 o 3 mesi, però ovviamente non diventandone dipendente dal farmaco antifumo. E questa cosa li aiuta anche a vivere meglio, anche psicologicamente, oltre che fisicamente. E questa è una grandissima soddisfazione quando capita. Ci credo, ci credo. E poi in tutti Anche questi i anni pazienti lei oncologici, naturalmente. ha dedicato la vita a occuparsi proprio dei malati di Grazie. tumore al polmone e di prevenzione. E chissà quante ne Ah avrà sì, è stata viste. una scelta. È stata una scelta un po' casuale. Non amo molto parlare di me, però diciamo che l'oncologia polmonare, io ho fatto la tesi laurea, poi la tesi di specialità sul tumore del polmone. E, la tesi di laurea, in particolare su un tipo di tumore del polmone che negli anni 80 e 90 era molto osservato a livello di ricerca perché aveva creato grosse aspettative di guarigione, le prime cure, si chiama microcitoma polmonare. Ed era un istotipo di tumore del polmone che adesso è molto meno frequente perché sono cambiate le sigarette, cioè le multinazionali del tabacco, questo dovrebbe farci già incavolare, mettono delle cose in più e delle cose in meno nelle sigarette, senza dirci quale, rispetto a quelle degli anni 80 e gli anni 90, che hanno cambiato la percentuale dei vari istotipi di tumore del polmone. Allora, in quegli anni c'erano molti più tumori del polmone cosiddetti a piccole cellule, che venivano trattati con dei trattamenti ad alte dosi, molto aggressivi, dei pacchetti di chemioradioterapia. E c'era una grandissima risposta nei primi mesi a queste terapie, anche però belle toste. Poi, però, purtroppo molti di questi pazienti ricadevano. E quindi questa è stata, diciamo, l'oggetto della mia tesi, dei miei primi anni di studio. Poi invece la tesi di specialità l'ho fatta sui danni, cosiddetti iatrogeni, cioè dovuti sui polmoni delle chemio, delle radioterapie, che come ho detto poco fa, spesso nei fumatori sono più gravi. E quindi è stata una cosa un po' naturale, diciamo uno sviluppo, un'evoluzione naturale, occuparmi anche di prevenzione, perché vedevo poi vanificare tutti gli sforzi, anche economici, dello Stato, dei miei colleghi più anziani, degli psicologi, su questi, delle cure palliative di questi pazienti, a causa del fatto che continuassero a fumare anche dopo la diagnosi. E quindi ho cominciato, poi venendo all'Istituto Nazionale dei Tumori 20 anni fa,
ad aprire con dei miei colleghi un centro antifumo che ha coniugato una serie di competenze, non solo mediche e pneumologiche in particolare, ma anche psicologiche, con colleghi come la Elena Munarini con cui avete interagito oggi pomeriggio. E fisiche, ingegneristiche, con i primi studi che erano stati fatti allora sul fumo passivo, prima ancora dell'introduzione della legge Sirchia del 2005, e quindi per cercare anche di far capire, soprattutto ai ragazzi, agli adolescenti, la straordinaria capacità che ha il fumo di inquinare, anche addirittura all'aperto. Adesso, gli ultimi anni, ci siamo dedicati molto agli studi, alle misurazioni sul fumo passivo in spiaggia, allo stadio, nei parchi. E Infatti ora poi state promuovendo anche, una petizione anche. e quindi fare ricerca cosiddetta traslazionale, fa figo dire così, c'è una ricerca che non rimane chiusa dentro un laboratorio, ma che viene poi comunicata ai pazienti, ai cittadini. E in questa maniera credo che abbiamo fatto delle grandi cose che hanno contribuito magari anche a far accettare bene la legge Sirchia e spero poi anche via via che possa essere implementata e diciamo ulteriormente ampliata le varie regole, i vari divieti sia all'aperto che anche al discorso delle sigarette elettroniche di vecchia e nuova generazione che poi via via sono state introdotte in commercio, che allora non c'erano. Quindi, insomma, è stata una cosa graduale che anche è andata così incontro alle scoperte scientifiche che si sono col tempo evolute in tutto il mondo, no? Anche sul fumo passivo. E ad esempio su fumo passivo e gravidanza, in tante interferenza con i farmaci che dicevo prima, con i trattamenti oncologici, perché via via poi le terapie del tumore del polmone sono molto migliorate. Allora purtroppo c'era un'aspettativa di vita media non altissima. Adesso fortunatamente un ammalato di tumore del polmone inoperabile, quindi con uno stadio già avanzato che non consente più l'approccio chirurgico, ha una possibilità su tre, con i farmaci nuovi, con le cosiddette target therapy, una possibilità su tre di cronicizzare la sua malattia, quindi E di poi morire di asma, quando per intenderci, che è una cosa fino a qualche anno fa impensabile. Quindi è fondamentale, a maggior ragione adesso, aiutare queste persone a smettere di fumare e a non ricadere, perché altrimenti sarebbe assurdo. Tra l'altro, queste immunoterapie costano anche tantissimo allo Stato, non al paziente, perché per fortuna in Italia non siamo in America e questi farmaci sono gratuiti, però costano un sacco a tutti noi, ai cittadini, ed è assurdo spendere decine di migliaia di euro all'anno per un paziente e non aiutarlo a evitare di morire, che ne so, di infarto o di polmonite o di malattia autoimmune o di diabete perché continua a fumare. è verissimo. Lo Stato in questo aiuta o non aiuta come divulgazione Ma lo Stato scientifica? è una domanda questa. Trabocchetto, diciamo così. Ma io sono Non era orgoglioso, preparato. sono orgoglioso. No, 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 va bene. Ovviamente lo Stato siamo noi, l'ipocrisia di Stato. Questa è una scusa e a volte anche un po' un alibi, no? Possiamo poi parlare degli alibi dei fumatori. Sì, Ne ho dopo li sentite parliamo. di ogni, anche adesso il lockdown, il Covid-19. Quindi ce n'è di tutto, le cavallette, le inondazioni, il fumatore ne ha sempre una. Una è l'ipocrisia di Stato, perché lo Stato vende le sigarette. Ok, l'ideale sarebbe che lo Stato non vendesse le sigarette, ma gli interessi sono tali e tanti che lo Stato vende le sigarette. Ok, quindi premesso questo, che comunque non è un fenomeno italiano, ma un fenomeno mondiale, il fumare è un libero arbitrio. Quindi nessuno ci può costringere a fumare, nessuno ci può costringere a smettere, ma neanche nessuno ci può costringere a fumare. E la maggior parte delle persone non fuma.
come immagino abbia detto già Elena Munarini, i fumatori sono circa 11 milioni e mezzo in Italia, sono tantissimi, però i non fumatori sono di più, ok? Quindi, così come la maggioranza, anche la minoranza potrebbe rifiutarsi di fumare, però non è facile, perché il fumo è una vera e propria dipendenza e ha degli interessi sotto pazzeschi. Chi li coltiva, chi lo distribuisce, le stesse accise che ci sono, perché non ci sono più i monopoli di Stato, ormai più di 10 anni che non ci sono più i monopoli di Stato, ci sono ancora dei medici che parlano di questa storia dei monopoli di Stato. L'ETI, cioè l'ente tabacchi italiano, è stato acquistato più di 10 anni fa dalla British American Tobacco. Quindi quando noi compriamo le sigarette dell'ETI, degli ex monopoli di Stato, diamo i soldi alla British American Tobacco, così come possiamo darli alla Philip Morris o altre multinazionali del tabacco. Lo Stato ci guadagna con le tasse, con le accise, che secondo noi dovrebbero essere più alte, come in altri paesi, e in questa maniera garantire, tramite le cosiddette tasse di scopo, il finanziare la ricerca, il sostegno ai fumatori, i farmaci gratuiti, l'accesso gratuito che ancora non è, e i centri antifumo che sono pochi, troppo pochi ancora rispetto alla domanda. Quindi è vero che lo Stato ci guadagna, però ogni fumatore poi alimenta questo gioco sporco andando in tabaccheria o alla macchinetta automatica e ha continuato a farlo anche durante il lockdown, perché guarda caso, le multinazionali del tabacco sono state tra le poche ditte, tra le poche aziende che non hanno perso un euro durante il lockdown, perché è stato considerato dal nostro governo un genere di prima necessità, quindi sono state mantenute non solo aperte le macchinette, ma anche le tabaccherie. E quindi i fumatori non hanno potuto approfittare, tra virgolette, del lockdown per provare a smettere di fumare. Non so se è stato giusto o sbagliato, non ho deciso io, però questi sono stati, diciamo, è accaduto. E perché? Perché il fumo rende, come Il abbiamo detto finora. lockdown, diciamo che il lockdown ha favorito una ricaduta a diversi fumatori che avevano smesso, oppure non c'è stata flessione? Noi abbiamo fatto una survey, abbiamo inviato un questionario a tutti i nostri, alle centinaia e centinaia di nostri fumatori, ex fumatori, e abbiamo ricavato dei dati che sono in corso di pubblicazione. Comunque vi posso già preannunciare che effettivamente, come era immaginabile, come era ipotizzabile per i motivi che ho detto finora, un po' di fumatori hanno desistito dal tentativo di smettere, e alcuni ex fumatori, soprattutto quelli freschi, cioè quelli che avevano smesso da pochi mesi, sono ricaduti. Mentre chi ha fatto in tempo a consolidare la cessazione almeno 6 mesi, o meglio ancora un anno o più, lì devo dire che la maggior parte ha resistito, anzi ha goduto di non dover uscire fuori per andare a cercare sigarette e fare un pochino più di fatica a trovare l'oggetto della sua dipendenza rispetto a prima, quando fumava. Quindi è stato ben contento di fumare. I ragazzi hanno fumato forse un pochino meno, noi non ne vediamo molti, però qualcuno viene anche da noi, perché magari erano più controllati, in casa non li facevano giustamente fumare i genitori per il problema del fumo passivo, e perché si sa che il fumo fa male, e quindi chi adolescente che fuma più in compagnia, così, magari ha fumato un pochino meno. Però diciamo che una cosa di cui noi abbiamo sofferto molto è di non poterli aiutare più di tanto, perché non potevano venire qui da noi in istituto i fumatori, e quindi li abbiamo cercati comunque di tenere collegati con noi tramite il counseling, tramite dei tutorial, tramite delle video interviste come questa. Non li Era avete molto carino che abbandonati? anche chiamassero. No, Non li abbiamo avete lasciati poi, vabbè, soli? sono stati 3 mesi, ecco, non è che è stato tanto, però ormai il centro antifumo da giugno è ripartito a pieno regime,
Però alcuni di loro chiamavano anche le mie counselor, la dottoressa Munarini, la dottoressa Veronese, mi dicevano che chiamavano loro per sentire come stavamo noi. Questo era molto bello, Che ecco. carini. Sì. È bello allora il rapporto che si instaura anche tra Assolutamente. voi e i pazienti. Beh, sì, perché è una collaborazione che diventa un soccorso mutuale, insomma, e quindi da parte loro c'è il fatto di venire chiamati da noi e anche la possibilità di chiamarci se c'è qualcosa che non va, se hanno dei dubbi o di mandarci delle mail. Quindi cerchiamo di quanto possibile di spezzare la solitudine del fumatore. Come dicevo prima con la dottoressa Monarini, ce ne vorrebbero molti di più di centri antifumo. Sì, magari potrebbe essere alimentata questa nostra istanza con un aumento del prezzo delle sigarette, almeno di 1 euro però, perché in Francia adesso arriveranno a 10 euro. A Almeno un pacchetto? euro, sì, a pacchetto, sì. Almeno 1 euro in più. Se questo euro servisse ad aprire nuovi centri antifumo, ad allargare ulteriormente la rimborsabilità dei farmaci antifumo, di cui poi se a piacere parliamo perché qualche farmaco Sì. gratis già è diventato, io penso che anche il fumatore li spenderebbe volentieri quell'euro in più. Senza dubbio. Torniamo alle domande stringenti. Che danni causa il fumo? Allora, due cose da dire, i danni del fumo e i benefici della cessazione. Allora, il fumo peggiora la qualità della nostra vita e mediamente l'accorcia. Purtroppo non è, come dice quel genio di Woody Allen, un accorciarla mediamente di una settimana, e in quella settimana pioverà sempre, ma mediamente di almeno 10 anni. 10 anni non Accidenti. piove sempre, neanche in Irlanda, neanche in Islanda. Poi è chiaro che ci sono gli estremi che ci sono fortunatamente gli anziani fumatori, come il grande Camilleri, che è morto molto anziano, buon per lui. Però diciamo che mediamente l'aspettativa di vita del fumatore è di 10 anni inferiore. Ma quello di cui preferisco parlare è la qualità della vita, cioè il fumatore tende ad avere una qualità della vita col passare degli anni, soprattutto con l'accumulo dei danni del fumo, peggiore a livello respiratorio, a livello cardiovascolare, a livello osseo, a livello delle vie urinarie, quindi a prendere anche un sacco di farmaci in più, a fare più esami, a spendere più soldi anche per ricoveri. Quindi il fumatore costa, ma sta peggio anche lui. Del non fumatore. E i benefici della cessazione, statisticamente dico, si hanno a qualunque età. Se parliamo del apparato respiratorio, anche a 70 anni è stato dimostrato che c'è una riduzione della caduta della capacità respiratoria. È chiaro che se smetti di fumare a 35 è totale nel giro di pochi mesi o al massimo di qualche anno. Se smetti di fumare a 70 anni ci metti più tempo e magari è parziale il recupero, non è totale, però non è mai troppo tardi per smettere di fumare. Un'altra cosa importante da dire è che i danni del fumo sono sia attivo che passivo, attenzione, sono particolarmente significativi nelle cosiddette categorie fragili, nelle categorie a rischio, cioè gli anziani, ma anche i bambini, gli adolescenti. È molto più grave se fumi da ragazzino o se sei esposto continuamente al fumo passivo da ragazzino, perché hai una capacità respiratoria, dei polmoni che sono in crescita e questa crescita rischia di arrestarsi a causa del fumo e quindi poi non ricomincia a crescere a 25 o a 30 anni. Quindi è molto grave il fenomeno che si sta verificando adesso, di vedere che si sta abbassando l'età di inizio del fumo o tramite magari anche le sigarette elettroniche, perché in quell'età lì, dei 13 ai 18 anni, che c'è questo meccanismo fisiologico che si chiama autotracking, in cui la funzione sviluppa l'organo,
questo meccanismo naturale viene inibito dal fumo e quindi rischiano di rimanere poi dei bambini, che poi sono degli adolescenti e degli adulti, con un apparato respiratorio ridotto rispetto alla loro potenzialità. Però i benefici della cessazione da giovani, come dicevo prima, sono rapidi, anche soggettivamente più facili da percepire se fai sport. Se invece sei sedentario, se stai tutto il giorno a fare i videogiochi, non noti la differenza. Se invece fai attività fisica, nel giro già di 2 o 3 giorni elimini il monossido di carbonio, che è un gas inodore, incolore, insapore, che è liberato dalla combustione della sigaretta, e hai quindi più ossigenazione e meno crampi ai polpacci, cuore che batte veloce, sudorazioni, già nel giro, come dicevo prima, di 2 o 3 giorni. Ma ad esempio, parliamo di persone della mia età, no? I divieti del fumo sono venuti... Sì, come no. L'apparato respiratorio suo credo che si sia ormai sviluppato, però è ancora giovanissimo. No, però io ho preso tanti, cioè il fumo passivo, in casa mia i miei genitori fumavano, quindi io da bambina ho subito molto fumo passivo. I miei polmoni come saranno? Cioè, io poi non ho mai fumato in vita mia. Però no, in realtà non è vero, lei ha fumato passivamente nell'età più critica, quindi non la voglio spaventare, però è una domanda, quando noi facciamo la cartella pneumologica, lei non la considererei una non fumatrice, la considererei una fumatrice passiva nell'età dello sviluppo, perché è così, no? Sì. Ok, quindi è utile, è una cosa saggia, non è terrorismo questo, anche se abitiamo tabacco, ma non me ne frega niente, vengano loro poi a curare la gente quando si ammala, le sue tumori, non vanno in tabaccheria, ovviamente alle persone che si ammalano a farsi curare, anche quelle che ci offendono, potrebbe essere una cosa utile per lei fare una spirometria, cioè una prova del respiro e vedere se quello che ho detto io a lei è accaduto o no, mi auguro di no. Cioè che la sua capacità respiratoria è nella norma per sua altezza, età, peso, sesso, razza, oppure è inferiore. Se fosse inferiore, credo di no perché mi ha detto che l'ha fatta è normale, ma se fosse stata inferiore non è che ovviamente si butta giù dal grattacielo, ma fa magari della riabilitazione respiratoria, del Pilates, attività fisica per cercare di recuperare quanto possibile. Perché il respiro, si può recuperare con queste attività qui? Allora, il respiro è una cosa molto affascinante, anche una vecchia diatriba con i cardiologi, naturalmente, di cui noi siamo molto invidiosi, perché i cardiologi sono i colleghi, insomma, giustamente molto, molto anche ambito, no? Come specialità è così importante, per carità, però io dico sempre che il cuore batte già prima che nasciamo, no? E invece il respiro è la prima cosa che facciamo quando nasciamo e poi via via si disimpara per la sedentarietà, per l'inquinamento, per la postura, per il fumo, e quindi come si disimpara ci si può riabilitare, rieducare, riallenare ad esempio allo sforzo, comunque a respirare bene, in particolare col diaframma. E io faccio tra l'altro il 3 ottobre un webinar che si chiama Pneumo e Psiche, che è già un po' di anni che facciamo a cavallo tra respirazione e psicologia, no? Corpo e mente, e parlerà appunto un famoso apneista che si chiama Mike Maric, che insegna proprio, ha scritto anche dei libri su questo, a respirare bene col diaframma, con la pancia. No? Molta gente che viene da me, io la visito, prima ancora di auscultarla con questo strumento qua, non so se si vede, che si chiama fonendoscopio, proprio a vedere come la meccanica respiratoria. E il fumatore spesso muove solo le spalle così e tiene la pancia immobile. Questo determina un consumo inutile della parte alta dei polmoni, che si chiama enfisema,
no? Un invecchiamento, le bollicine della parte alta dei polmoni e delle zone cicatrizzate, immobili nella parte bassa, che si chiama fibrosi del polmone. Quindi è molto importante reimparare a respirare. Tutte le arti marziali, anche il Tai Chi, il Karate, il Judo, cominciano proprio dalla respirazione diaframmatica. E questo aiuta tra l'altro anche a non fumare, perché rimpadronendosi della respirazione migliore con le basi dei polmoni, poi se accendi una sigaretta ti fa anche un po' schifo, perché capisci che ti arriva nelle zone dei polmoni invece dove hai con gioia verificato come è bello respirare. Ma questa è una bellissima notizia, rieducare Certo, al qualunque età. respiro. Qualunque Ma età. quel webinar. Ci sono anche degli aggeggi, ci sono degli incentivatori diaframmatici che si possono comprare in farmacia o nei negozi di articoli sanitari o anche su internet, che aiutano proprio perché quantificano la tua capacità inspiratoria, perché noi non dobbiamo concentrarci tanto sulla parte espiratoria, cioè su quello che buttiamo fuori, perché è un ritorno elastico, è una cosa automatica. Invece l'inspirazione è volontaria. Noi non possiamo decidere di far battere più lentamente o più velocemente il cuore. Invece noi possiamo decidere di trattenere il respiro, come Mike Marich, che è un apneista, quindi non so come fa, rimane dei minuti e minuti sott'acqua, oppure respirare velocemente come i cagnolini, che è un respiro molto faticoso e poco efficace. Quindi la respirazione può essere cadenzata, e questi strumenti ti dicono quanta aria riesci a inspirare. E quindi, dandoti i numeri, 1 litro, 2 litri, 3 litri, 4 litri, ti fanno capire se ti stai allenando bene, e quindi sono anche uno stimolo, un incentivo. Lo compro, me l'ha Va venduto, lo compro. bene, va bene. Ma questo webinar che fate il 3 ottobre è libero a tutti oppure c'è da iscriversi? Allora, cioè, no, è per i medici, psicologi e fisioterapisti, cioè è un ECM o per gli studenti anche di queste facoltà. Però non escludo che poi avremo, mi auguro, la possibilità di metterlo su YouTube o su streaming, non lo so. Ecco, comunque. Il mio canale è aperto, lo sa che il Grazie, mio grazie. canale è No, ma aperto a per me farlo. piace molto la respirazione. Anche il fumo, insomma, in generale la dipendenza del tabacco e non solo, è qualcosa che ha molto a che fare anche con la psicologia, e quindi già la dispnea, la fame d'aria, è il sintomo più soggettivo che esista, no? Molta gente, è anche difficile quantificarlo. Certo, c'è la spirometria, però magari lo stesso deficit lieve per una persona è una cosa che se gli sembra di impazzire, e un altro ci convive e si accontenta. Quindi l'aspetto psicologico, l'ansia, la depressione è molto importante. Devo dare una buona notizia: gli asmatici e i bronchitici cronici ostruttivi, per quanto riguarda il Covid-19, che erano terrorizzati giustamente, essendo persone che sono abituate a convivere magari con l'affanno. E invece devo dire che è andata molto meglio per i nostri pazienti pneumologici rispetto a altri pazienti anziani, tipo diabetici, cardiopatici. I pazienti pneumologici, forse perché sono abituati di più a, quando hanno difficoltà respiratorie, un po' a isolarsi, però sono andati bene, ecco, mediamente bene, non hanno avuto più complicanze e forme più gravi rispetto alla popolazione generale. E quindi è fondamentale, sperando naturalmente che non ci sia un'altra ondata virale, che gli asmatici, i bronchitici cronici che fanno uso di terapie inalatorie continuino a farle con regolarità, in modo che se disgraziatamente poi vengono contagiate, di solito non vanno male come si temeva potessero andare. Ecco. Ecco, questa è una buona notizia, un'altra buona notizia. Ce ne sta Però dando un non devono sacco, eh? fumare, perché sono uscite delle bufale, notizie bufale, delle fake news messe ad arte chissà da chi,
puntini puntini, specialmente sui social, che il fumo potesse addirittura un po' proteggere dal coronavirus. Non è assolutamente così, non è affatto così, né studi cinesi né poi anche gli studi occidentali, e quindi insomma in generale la posizione di consenso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato questo. Anzi, le infezioni da coronavirus possono venire ai fumatori e non fumatori, però mediamente ai fumatori è più facile, sono più a rischio di avere forme gravi, polmoniti gravi con insufficienza respiratoria, con ricorso al ventilatore o addirittura all'intubazione in terapia intensiva. Quindi non è assolutamente vero che il fumo protegga dal coronavirus. Non l'avevo letta, quella bufala lì, Purtroppo anzi, sì. immagino, no, anzi, avevo letto che quello che diceva adesso, invece che i Sì. fumatori No, erano più a c'è rischio. stato un periodo, era stato uno studio francese, devo dire, comunque, al di là dei media, c'era stato anche uno studio francese che aveva ipotizzato questa possibile antagonismo recettoriale per cui il fumo spiazzava questi recettori, gli ACE inibitori, ma poi è stato dimostrato essere. Purtroppo in quel periodo bastavano due, tre pazienti, uno impazziva e pubblicava, magari la rivista pubblicava senza ancora verificare bene le cose, perché ogni giorno ne usciva una, insomma, ed è un virus ancora che in gran parte non conosciamo, ecco. Beh, sì, c'è stata una comunicazione distruttiva Un durante il po' sì, coronavirus, purtroppo. un pochino sì, un Ma po' facciamo confusa. informazione sana. Va Eccola bene, qua. Con questo libro, chi ci segue, intanto se lo acquista, fa una donazione all'Istituto Nazionale dei Tumori, quindi è sempre bene fare un acquisto del contribuisce genere. alle ricerche contro il cancro, sì. Quando sia io che la mia coautrice, che si chiama Donatella Barus, che è la curatrice del sito web della Fondazione Umberto Veronesi, ci è stato proposto da Rizzoli di fare la prima edizione di questo libro, che risale al lontano 2008. Abbiamo accettato di farlo con questa, diciamo, con questo accordo e con l'accordo di fare un libro che non promettesse miracoli, ma cercasse di fare chiarezza su un sacco di disinformazione che c'è nel mondo del fumo. Molti fumatori vengono ancora da noi, ad esempio, al centro di fumo, non, pur venendo qui, inviati magari dal loro medico di famiglia, si stupiscono che esistano farmaci antifumo, perché nessuno gliel'ha mai detto. No, Non quindi. gliel'ha mai detto il diabetologo, il cardiologo, l'utorino, l'urologo, il ginecologo. Ed è assurdo perché tutte le patologie che curano questi specialisti che ho detto sono tutte aggravate o causate o almeno aggravate dal fumo. E quindi si stupiscono, ma veramente ci sono dei farmaci che servono a smettere di fumare, di provata efficacia e non danno dipendenza. E questo è ancora veramente bizzarro, come purtroppo la nostra categoria sia ancora poco sensibile e poco attenta a questo problema. Quindi è un po' un libro per medici e poi naturalmente per i fumatori, cioè che vogliono capire il loro grado di dipendenza, di motivazione. C'è un questionario dove uno si può Allora, io l'ho misurare. trovato bellissimo questo libro, Grazie. perché intanto c'è una parte narrativa dove racconta storie Di vere. storie, sì, come Sì, però dicevo sono prima storie all'inizio. corte, vere, si sente che sono storie vere, e poi c'è tutta la parte clinica, no? Comprensibile, tra l'altro, perché l'ho capita io, la capirà chiunque. Quindi la seconda parte, invece, è una parte più informativa. E quello che mi è piaciuto, intanto io ho scoperto, come diceva lei prima, cose nuove che io non sapevo, ma vuoi anche che non sono una fumatrice, quindi sono un po' scusata perché probabilmente mi sarei informata prima. Però ho visto che c'è una parte dell'autovalutazione e poi c'è un diagramma Barus-Boffi che avete Sì, inventato. certo, un po' un gioco, no? Tipo settimana enigmistica,
per vedere a quale di questi archetipi, di questi personaggi di cui raccontiamo la storia, somigli di più, e quindi in modo che uno si possa ispirare un po' a come ha fatto lui, siccome sono storie tutte vincenti, cioè sono 10 storie di persone che sono riuscite a smettere di fumare, si ispira un po' a come ha fatto questo personaggio che più gli assomiglia, perché è una donna magari come te, o un ragazzo come te, o un atleta come te, e quindi insomma ci sono delle similitudini, anche se poi ognuno di noi è diverso e quindi deve trovare poi le sue risorse e anche il modo di un po' di combattere i suoi alibi, le sue debolezze, no? E poi se non ce la fa da solo, farsi aiutare, perché poi i farmaci principali per smettere di fumare richiedono una ricetta medica, quindi ovviamente non puoi andare in farmacia e basta. Però già il fatto di chiedere aiuto a un medico di famiglia o al medico del centro antifumo è già un grande passo avanti, perché vuol dire che ti rendi conto che hai una dipendenza in parte fisica, in parte psicologica, e quindi è una cosa astuta, una cosa furba farsi aiutare. Non è furbo non farsi aiutare. E poi c'è tutta la parte anche un po' delle cure, diciamo, alternative o complementari, la maggior parte delle quali però vanno un po' ridimensionate, perché c'è molta gente che spera con un orecchino nell'orecchio, con l'ipnosi o con la pranoterapia addirittura, o con l'omeopatia, con una bacchetta magica, di smettere di fumare. E purtroppo non è quasi mai così. Smettere di fumare è un percorso. Sull'impegnativa che noi chiediamo, ad esempio, al medico di famiglia, perché uno viene qui, paga il ticket e basta, oppure se è esente non paga manco quello, se è asmatico, se è oncologico, se ha la bronchite cronica ostruttiva, noi chiediamo come quesito diagnostico percorso di disossificazione da fumo, perché smettere di fumare è un percorso che dura mediamente un anno. Poi i primi mesi, le prime settimane, i primi 2 o 3 mesi sono quelli più a rischio, sono quelli in cui si concentrano anche le nostre attenzioni, il counseling telefonico, i farmaci, però il percorso dura un anno, si diventa ex fumatori a un anno. Infatti, forse glielo dicevo nel libro, non l'ho potuto mettere il diploma e lo spillino, ma ce l'ho qui. Questo qua è un diploma, ad esempio, che ho appena mandato via, ho scannerizzato, Bella, mandato bellissima quell'idea lì del via. diploma. Ecco, questa è la donna Rosa con la data di cessazione di questa signora, che è una data importante perché, come dicevo prima, è una data in cui si guadagna mediamente 10 anni di vita. E poi diamo anche, siccome il diploma non te lo puoi portare in giro, diamo anche uno spillino, non so se si vede, si fa così, ecco, si vede, con scritto Bellissimo. ex da appendere qua con un mozzicone spento. Perché insomma sei diventato ex fumatore, questo è anche un monito però, quindi stai attento, perché sei diventato ex fumatore ma lo rimani per sempre, quindi sai fumare, è un merito che hai, però devi stare attento perché certe parti del cervello rimangono, forse ne ha parlato la Sì, dottoressa se ne ha Monti, parlato, infatti, che basta rimangono veramente poco. modificate, non malate, modificate per sempre. Ci sono delle parti, ci sono delle situazioni, degli ambienti, dei pensieri, dei cibi che possono riattivarti questa tua dipendenza. Altre invece no. Ad esempio, tipico, in chiesa uno non ha mai fumato e quindi se vai in chiesa non ti viene a fumare. Se invece vai magari in quel locale dove prima vedi quell'amico con cui prima fumavi, ti torna la voglia di fumare, devi accettarlo. Questa è una tua debolezza. È l'esperienza di cui hai deciso comunque di liberarti, e quindi se non vuoi essere dipendente, devi lottare un po', costruirti una tua forza per tutta la vita per l'indipendenza. Però la vera e propria dipendenza fisica, e quindi il rischio di astinenza, di solito passa dopo pochi mesi, 2 o 3 mesi. Quindi non bisogna neanche esagerare, credere che uno non è capace a smettere di fumare. Purtroppo la maggior parte delle persone non è aiutata abbastanza, non conosce neanche appunto i metodi
che ci sono per smettere di fumare. Quindi piano a dire non sei capace a smettere di fumare, provaci prima. No, infatti questo libro è bellissimo perché passa proprio il messaggio che smettere di fumare è possibile. Quindi, scritto poi da voi. Però è meglio farlo nella maniera giusta. Ad esempio, Quali ci sono sono gli anche strumenti e le risorse che si possono. c'è anche qualche ricetta di cucina, no? Che mi ha fatto la mia amica Anna Villarini, che è una famosa nutrizionista nostra del gruppo di Cascina Rosa. Quindi anche cercare degli alimenti magari ipocalorici, però al tempo stesso che aiutino un po' a combattere il craving, no? Tipo l'insalata che scrocchia, il sedano crudo, la carota cruda. Ecco. Quindi cercare anche nell'alimentazione, così come nel moto, nel movimento, di fare cose che aiutano, che vanno nell'ottica di quel percorso, tipo ad esempio l'attività fisica aerobica che dicevo prima, nuoto, camminare, ecco, quindi fare delle cose che anche ti fanno capire la percezione del beneficio dovuto allo sto fumo e anche la liberazione di queste benedette endorfine, ipotalamiche che danno piacere, gratificazione, benessere. Senza bisogno di tornare a fumare. Sì, allora due commenti. La mia prossima domanda era quanto costa smettere di fumare con un percorso tramite un centro antifumo? E l'iter che c'è da fare. Le due domande, no, c'è Anna Maria che dice: credo che la forza di volontà sia difficile ma efficace per smettere di fumare, mentre No, è Antonio la cura fondamentale, è proprio fondamentale. fondamentale, inevitabile, indispensabile. La forza di volontà ci vuole, cioè È per forza. se uno non è motivato, non mi piace il concetto arancia meccanica, appunto come dicevo prima, qualcosa in posizione, buchi, anelli al naso per fare una cosa che non vuoi fare tu o che forza la tua volontà. Non è il mio mestiere e non funziona, ecco. No, bisogna deciderlo, voglio smettere di fumare. Ma il consiglio che di solito si dà è di stabilire una data, possibilmente non troppo in là, ecco, però insomma una settimana, un mese, due settimane, anche perché i farmaci per smettere di fumare, adesso così rispondo anche alla domanda sul costo, Sì. vanno iniziati 1 o 2 settimane prima di questa presunta data di cessazione, perché hanno bisogno di un po' di giorni per funzionare, per gradatamente saturare i recettori della nicotina. Quindi la data è importante, la data, come vedete, noi la mettiamo sui diplomi, però lasciamo scegliere alla persona, è lui che poi ci comunica la data in cui ha smesso. Però l'obiettivo, quando uno viene qua e mette giù il piano per il percorso, è di smettere di fumare entro poche settimane. Poi come arrivarci, se gradatamente riducendo o smettendo di botto, questo poi dipende molto dalle persone, però chi riduce troppo lentamente fa fatica, perché la dipendenza della nicotina è una signora dipendenza e quindi se tu riduci troppo lentamente, tipo una sigaretta al giorno, una sigaretta alla settimana addirittura, diventa uno sfinimento, capisci? E un'altra cosa che noi sconsigliamo è di mantenere poche sigarette, accontentarsi di ridurre e basta, per due motivi. Primo, perché la nicotina è una signora droga, maledetta, e quindi se tu fumi anche poche sigarette al giorno, ma ti torna questa dipendenza, questo feedback positivo sui recettori, e quindi facilmente poi ricadi a tornare a fumare di più. E poi perché comunque poche sigarette non sono innocue. È stato visto che fa molto più male fumare poche sigarette al giorno per tanti anni che tante sigarette al giorno per pochi anni, a parità di numero di sigarette fumate. Quindi sono gli anni che fanno la differenza, perché non fai mai riposare le cellule e rischiano quindi di essere infiammate cronicamente e poi bombardate delle decine di sostanze cancerogene liberate dalla sigaretta, di impazzire e trasformarsi in neoplasia, da metaplasia, cioè infiammazione, in neoplasia, quindi tumore.
Quindi poche sigarette al giorno non fanno, sia a livello oncologico, ma anche a livello cardiovascolare, non fanno affatto bene. La differenza che c'è tra fumare una sigaretta al giorno rispetto a 20 sigarette al giorno, come rischio di ictus ed infarto, è solo della metà, non di 20 volte meno come ci si potrebbe aspettare. Questi sono dati epidemiologici, non lo dico io perché sono un talebano. Quindi non crediamo che poche sigarette al giorno non facciano male, se fumate poche sigarette al giorno, ma per tanti anni, perché non è assolutamente così. Grazie. È stato chiarissimo, cioè uno deve, bisogna smettere di fumare, punto. Bisogna smettere. Sì. E il discorso delle sigarette elettroniche, che mi stupisco che non mi ha ancora chiesto, perché No, c'è una domanda, c'è una ecco, perché domanda. negli Aspettavo un ultimi anni attimo. vengo sempre intervistato su quello. Aspettavo un attimo, Ah, è va bene. arrivato Antonio Lacorcia che dice: un mezzo validissimo è la sigaretta elettronica vaporizzatore, ovviamente facendo un percorso con diminuzione graduale della nicotina. A lei la parola. Allora, la sigaretta elettronica è un altro capitolo, perché intanto io non dico mai la sigaretta elettronica, ma le sigarette elettroniche, perché è un fenomeno ancora tra l'altro in evoluzione o involuzione, secondo i punti di vista, però in cambiamento. Prima ce n'erano solo di un tipo, adesso ce ne sono di vari tipi. Per cui intanto vanno suddivise in sigarette elettroniche di vecchia generazione e di nuova generazione. Quelle a cui si riferisce l'ascoltatore sono quelle coi vapori, quindi quelle a vecchia generazione. Di vecchia generazione, quelle con le cartucce, quei liquidi e che liberano vapore, sono senza nicotina. Le cartucce possono essere senza nicotina o con nicotina. Lui dice scalando il dosaggio della nicotina. È vero, bisognerebbe fare così. Anch'io consiglio di fare così. Non è facile però, perché danno dipendenza pure loro. Però la prima cosa fondamentale che noi chiediamo all'utilizzatore di sigarette elettroniche di vecchia generazione, quelle con i liquidi, è di mollare completamente le sigarette tradizionali, perché 7 utilizzatori su 10, cioè il 70%, diventa un fumatore duale, cioè fa Ah. uno e l'altro, il che non è un bene per Beh, no. loro e neanche per chi sta vicino a loro, perché magari fuma fuori e svappa dentro in casa, torna a usare nicotina dove da 15 anni non lo faceva più a causa della legge antifumo. Quindi, premesso che la prima cosa fondamentale è smettere totalmente di fumare sigarette tradizionali, se passi alla sigaretta elettronica con i liquidi, dovresti cercare di non diventarne dipendente. E questo non è facile. Con questo, se sei stato un forte fumatore e passi solo alla sigaretta elettronica con i liquidi, anche con nicotina e non riesci a liberartene, perché non sei motivato, perché se no stai male, noi diamo a un anno il diploma, questo qui che ho fatto vedere, anche a chi svapa ancora. Quindi io non sono un talebano ottuso. Ci sono delle persone che, per vari motivi, magari anche problematiche psicologiche, non ce la fanno liberarsi dalla nicotina. E quindi perché non premiarle? Sono diventati ex fumatori, usano un vapore, così come quelli che anche capitava meno frequentemente, diventavano dipendenti dalle gomme, dalle caramelle o dagli inalatori o dagli spray di nicotina. Però sono ex fumatori. Ok. Diverso è il concetto delle sigarette elettroniche di nuova generazione, quello è il cosiddetto tabacco riscaldato. Quelle nostri studi hanno dimostrato che sono fumo, anche se è un fumo diverso, un fumo freddo, tiepido, un fumo meno caldo rispetto a quelle della combustione della sigaretta normale, ma è un fumo, libera black carbon, c'è in quantità significativa la formaldeide, altri metalli pesanti, in particolare lo stagno, oltre a quelle che avevamo già trovato nelle sigarette con i liquidi, che invece Stiamo sono più parlando leggeri. delle IQOS, di queste. Sì, io Facciamo preferivo un non fare nome, ci sono solo nome loro. commerciale, però ci sono due modelli, Ah, due. uno di Philip Morris che si chiama IQOS e una E pari l'altro? condicio, diciamo anche le Glo della British American Tobacco. Queste sono delle sigarettine di tabacco che tramite un sistema elettrico, non elettronico, elettrico perché va attaccato con un caricatore alla corrente, le riscalda e vanno fumate. È un fumo
verosimilmente meno dannoso, almeno a breve termine, a lungo termine è ancora presto per dirlo. Però noi lì non diamo il diploma e lo spillino, per quanto può valere, per noi vale molto, perché sono, rimangono fumatori anche se sono fumatori diversi, così come, anche se è un fenomeno non proprio uguale, è successo tanti anni fa con le cosiddette sigarette light, che poi sono state bandite addirittura al commercio, è stato considerato pubblicità ingannevole, perché molta gente credeva che con le light non si facesse male. E invece poi i dati epidemiologici hanno visto che sia a livello oncologico che a livello cardiovascolare i danni erano gli stessi, perché la gente aspirava più forte e quindi non cambiava nulla. Io non so se succederà le stesse cose col tabacco riscaldato. È un fenomeno che a noi non entusiasma, perché comunque non è normato e quindi è consentito l'uso nei luoghi pubblici, addirittura negli ospedali, non nel nostro, certo, però in altri ospedali so che le lasciano usare le sigarette elettroniche, perfino quelle col tabacco riscaldato, e questo non mi sembra una bella cosa. E anche a livello di tassazione hanno delle agevolazioni pazzesche, quindi dei ricavi notevolissimi le multinazionali del tabacco su questi nuovi prodotti. E questo secondo me non è logico, perché non sono prodotti per far star bene le persone, ma per continuare a tenerle dipendenti, addirittura usandole dove da 15 anni non si può più consumare il prodotto che noi vi vendiamo in tabaccheria. Beh, arriveranno a fare leggi anche per questi riscaldatori di tabacco. Ci sono delle pressioni che finora non hanno consentito questo, ma spero che presto, anche se sono andato io con altri miei colleghi, col professor Garattini al Parlamento europeo nel dicembre del 2018 per chiedere una serie di cose, una delle principali era questa, cioè un adeguamento delle leggi antifumo anche ai nuovi prodotti. Quando ho pubblicato con Donatella Barus la prima edizione di Spegnila, non c'erano le sigarette elettroniche. Nella nuova edizione ci sono delle storie e la parte manualistica anche sulle sigarette elettroniche, perché comunque è un fenomeno che non potevamo naturalmente ignorare e considerare tutto alla stessa stregua. C'è un altro prodotto, tra l'altro, che in America ha avuto grandissimo successo, che sono delle sigarettine elettroniche che sono fatte tipo il pennino USB, tipo un pennino così, no? Mm-hmm. Quelli che usiamo per il computer, con dei liquidi, un metodo che si chiama PodMod, e questi lo stanno usando attualmente il 25% degli studenti americani alle superiori, uno su quattro. Uno su quattro, con sali di nicotina che danno quattro volte più dipendenza, perché hanno un uptake, una captazione a livello dell'organismo quattro volte superiore addirittura alla nicotina della sigaretta tradizionale. E quindi non mi vengano a dire che fanno queste cose per far smettere di fumare. No, li hanno riacchiappati tutti. A fumare i ragazzi. Ecco. Eh sì, infatti Antonio dice: ovviamente lo Stato deve far cassa sulla nostra pelle, sì, non solo in Italia evidentemente, ma in America con queste... Ma in realtà non è così, Antonio, perché lo Stato non ci guadagna, quindi noi non ci guadagniamo, perché il fumo costa un sacco, ci guadagna il Ministero delle Finanze, ma ci perde il Ministro della Salute, perché... Il fumo, questi sono economisti che hanno fatto questi conti, costa un sacco di euro all'anno allo Stato in termini di terapie, di ricoveri, di esami in più. E quindi sono soldi che vanno in fumo. Più o meno quello che entra dalla tassazione viene poi consumato, viene poi speso giustamente in medicine. Per assistere i fumatori. Io sono dell'opinione che i fumatori vanno assistiti. Io ho dei fumatori anche in ossigeno. Ho dei colleghi che storcono la bocca all'idea di dare l'ossigeno, fare la riabilitazione respiratoria ai fumatori che continuano a fumare. Io non la penso così. Per me il fumatore va aiutato sempre e comunque. Però vi rendete conto che dare l'ossigeno a casa a una persona che fuma è anche un pericolo per lui, per la casa, che può saltare per aria, ecco. Per cui a volte veramente anche eticamente
ti vengono dei dubbi, però prevale comunque il giuramento di Ippocrate, la passione, per carità, e noi i fumatori li assistiamo tutti, ma non diciamo che il fumo rende a qualcuno, ma non a noi, non allo No, no, Stato, non ai no. cittadini. Non ai cittadini di No. sicuro, no. Allora, io qui ho le ultime due, mi sono segnata le ultime due cose. Un gioco voglio fare con lei, che è sulle frasi che l'hanno colpita di più dei fumatori che sono passati lì dal suo studio. Ma potrei veramente, ad esempio nel libro racconto la prima storia, che è una paziente a cui sono molto affezionato, un'anziana signora, pensionata, molto sola, che aveva un'unica compagnia nella sua vita, che erano le piante, e quindi ha voluto smettere di fumare prima di tutto per proteggere le sue piante. Ma il motivo ancora più forte che l'ha portata a smettere di fumare era coronare un suo sogno, che era adottare una bambina a distanza. E aveva sentito che c'era questa associazione, e ce n'è tante, anzi vi invito anche a farlo anche voi, perché è una cosa non molto nobile. E quindi questa bambina, che poi è cresciuta e è diventata una ragazza in Africa, lei non l'ha mai potuta vedere. Però veniva qui, è venuta anche nell'arco poi dei mesi, degli anni, a portarmi le foto, le letterine di questa bimba che si chiama Fleur. E quindi il capitolo l'abbiamo chiamato Per amore di Fleur, perché Fleur è una bimba in Congo che ha potuto mantenere la nostra paziente agli studi, perché pur avendo una famiglia aveva diversi fratellini e sorelle, e quindi la famiglia non poteva farla diventare. Non poteva mantenerla agli studi, è diventata poi un'informatica con i soldi delle multinazionali del tabacco, diciamo così, perché la nostra paziente ha messo via parte, per il resto ha una pensione minima, non poteva permetterselo, se no i soldi, il corrispondente di una stecca di sigarette al mese, e questi soldi li ha mandati per anni, fino ai 18 anni, mi pare, o 16, mi pare 18 anni, a Fleur. Questa è una storia bellissima, di queste ne ho tanti. Ho gente ha smesso di fumare per delle promesse fatte ai figli, per poter tornare a viaggiare, perché prima non poteva viaggiare perché non riusciva ad andare neanche in aereo senza fumare, per amore del proprio mestiere. Però anche storie bizzarre di gente che mi ha detto: non ho smesso di fumare per i motivi più incredibili, delle scuse a volte buffe, no? Tipo una signora che mi ha detto l'anno scorso che gli si era la ricetta che gli avevo fatto del farmaco per smettere di fumare, che è uno di quelli che si usa, il principale è la varenicline, non l'ho detto i nomi dei farmaci, ma un altro si chiama citisina. È un prodotto galenico che va fatto preparare in farmacia. Le ho fatto la ricetta di questo prodotto e lei dice che l'aveva lasciata sulla scrivania, e dopo qualche giorno, non so quanti, c'era stata una perdita, aveva piovuto, c'era stata un'infiltrazione dal soffitto e si era bagnata la mia ricetta. E quindi è tornata un anno dopo per dire che non aveva smesso di fumare perché non aveva potuto andare a comprarla. Ecco, ovviamente. L'anno dopo per farsi rifare la ricetta. Sì, vabbè. Una scusa, insomma, anche perché aveva detto che quando uno vuole si trova, c'è la mail, c'è il telefono, c'è la cosa, figuriamoci. Però si sorride. Poi noi misuriamo il monossido di carbonio tramite uno strumento che abbiamo anche adesso fatto con i filtri anti-Covid, quindi abbiamo pubblicato anche su questo, e abbiamo ottimizzato quindi anche l'analisi del monossido di carbonio con... Oh, è andata via l'immagine. Ah, è tornata. Con l'analisi del monossido di carbonio capiamo quanto uno fuma. A volte capitano anche delle persone, fortunatamente raramente, che dicono che hanno smesso di fumare e invece lo strumento schizza alle stelle. E allora io lì, o io e i miei colleghi, È ci una macchina aggrappiamo un della po' ai vetri. verità. Cioè, è un po' sì, un po' sì. Allora dice: ma come mai? Non ha fumato neanche una sigaretta, ma sì, va, sì, fumo passivo. Ah, ecco quello. Vabbè, capitano anche quelle cose lì, però bisogna stare anche un po' al gioco, perché uno magari si vergogna, però quando si crea poi un rapporto
di complicità bella, di confidenza, mi piace, ecco, quando arriva qui il fumatore, io dico sempre, l'importante è che vieni anche quando non hai smesso, più che quando hai smesso, quando non hai smesso, per me è una soddisfazione, perché vuol dire che hai capito che non siamo qui a giudicare, ma a cercare di aiutare le persone che magari nonostante le patologie che hanno, oppure non lo so, magari anche forti motivazioni, ma non ce la fanno lo stesso. Devo dire che adesso le donne, inizialmente, quando abbiamo aperto il centro antifumo 20 anni fa, venivano soprattutto gli uomini. Adesso vengono più le donne, perché vediamo tante donne dipendenti, però anche molto coraggiose. Quindi magari fanno un po' più fatica a smettere di fumare, però la donna è anche più contagiosa nello smettere di fumare. Quando smette una donna, di solito fa anche smettere di fumare amiche, fidanzati, fratelli, mariti, e quindi c'è ancora più soddisfazione a fare smettere di fumare il sesso femminile. Beh, complimenti, complimenti perché il rapporto che instaurate voi lì come team con i vostri pazienti è, secondo me, è bellissimo. Quindi io consiglio tutti i fumatori che sono all'ascolto, che stanno guardando la diretta, ma che la guarderanno, di rivolgersi qui al centro antifumo del dottor Boffi perché Sì, sicuramente vi troverete basta, c'è un accolti. numero verde dei centri antifumo di tutta Italia, quindi anche poi suddiviso per regione nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Se no, basta chiamare all'Istituto dei Tumori lo 02-2391, che è il centralino, e facendosi fare un'impegnativa per visita pneumologica per percorso antifumo, si paga, come dicevo prima, solo un ticket. Perfetto, questo è l'iter semplicissimo, tra l'altro. Io vorrei chiudere questa diretta leggendo il decalogo che è alla fine del libro. Sì, Allora, le affermazioni bene. da combattere. Non ce la faccio a smettere di fumare. Questa è la prima. Smettere di fumare è troppo difficile dopo tutti questi anni. Non riesco a smettere di fumare. Ho già provato varie volte senza riuscirci. Mi piace fumare, perché dovrei privarmi di uno dei pochi piaceri della vita? Se non fumo divento nervoso. Il fumo mi aiuta nei periodi difficili. Se smetto di fumare, ingrasso. Il fumo mi rilassa. Come faccio a smettere di fumare nella mia situazione? Ecco, queste sono le affermazioni da combattere. E Sì, ora vorrei leggerci. sono quelle che ci siamo sentiti dire più spesso, anche la dottoressa Munarini quando fa il counseling, naturalmente. E quindi il nostro compito, il nostro lavoro è cercare di scardinare questi alibi. Perfetto. Con le affermazioni invece da seguire, che sono queste. Smettere di fumare aiuta a conoscere se stessi. Il desiderio impellente di una sigaretta dura solo pochi minuti. Ricorda che quello che stai cercando di fare è di migliorare la tua vita. Guarda sempre l'alternativa alla sigaretta. Pensa che tutto si può fare senza fumo e spesso lo si può fare anche meglio. Stai allerta e non farti trovare impreparato in alcune spiacevoli situazioni, come stati d'animo negativi e altri. Se ci pensi, ti accorgerai che fumare è spesso il modo più semplice per riempire i momenti noiosi o vuoti della giornata. Comunica la tua scelta ad amici e parenti perché la incoraggino. E imponi loro di non fumare in tua presenza. Molte cose, se fatte in due, riescono meglio. Quindi cerca di coinvolgere un amico, un partner e altre persone che ti stanno a cuore. Scopri l'altra metà della luna, ovvero impara a conoscere la specie dei non fumatori. Infine, premiati. E con questo io ringrazio tantissimo il suo No, intervento. sono io che ringrazio voi e E complimenti per le iniziative di comunicazione scientifiche della salute perché sono molto importanti. il mio canale è sempre aperto per voi. Buonasera a tutti e grazie per averci Grazie. seguito.